per l'introduzione, grazie a voi per essere venuti stasera e spero che vi interesserà quello che cerchiamo di raccontare e di elaborare. Come ha già detto Paolo, il tentativo della discussione di questa sera, la proposta di discussione di questa sera nasce da una riflessione sulla contemporaneità di questa parola, di questo concetto di bene comune e sulla possibilità che, pur essendo un concetto molto contemporaneo, molto dibattuto di questi tempi, si potesse forse comprendere meglio e capire meglio facendo riferimento anche ad episodi, a fenomeni, a radici che questo fenomeno poteva avere nel passato. È per questo che questa sera, oltre a me che mi occupo accademicamente di governo locale e di governo del territorio e incrocio il tema dei beni pubblici perché studio le pubbliche amministrazioni e quindi mi accorgo che sempre più spesso il dibattito politico nel governo locale o il dibattito politico in generale per una certa parte politica ha cominciato a riprendere questa parola comune e anche la parola sociale, questa è un'altra parola che io vorrei avvicinare questa sera. Queste due parole sono state rimesse in moto, la parola comune e la parola sociale, per governare meglio, per governare in maniera più corretta, più adeguata, più conforme, più vicina ai cittadini spesso, almeno questo viene detto. Sono state rimesse in moto recentemente e nel vederle rimesse in moto, una cosa che io mi sono chiesto, pur non avendo tantissima esperienza di lavoro, di studio, però mi è venuto in mente, ma io queste cose le ho già sentite. Questo riferimento al comune e alle sue declinazioni, alla comunità, alla dimensione comunitaria o alla dimensione sociale, beh, io le ho già incrociate in altri aspetti, in altri tipi di riflessione. E la prima direzione che mi veniva in mente appunto era la dimensione storica, per cui ho chiesto a due colleghi, Giorgio Roverato, storico dell'impresa, per sintetizzare, e Alessandro Casellato, per sintetizzare del lavoro, possiamo dire, un altro storico, insomma tutti e due interessati alle dinamiche di ciò che succede dentro alle fabbriche e dentro alle organizzazioni da un punto di vista storico a coprire direi sicuramente tutto il Novecento e anche prima e mi piaceva provare ad offrire questa sollecitazione a voi e a loro, provare a leggere questi concetti che sono assolutamente d'attualità come quello di bene comune, di beni comuni poi anche, se è interessante, detto al singolare, al plurale, se la cosa cambia, e forse anche allargandolo al concetto di socialità e di comunità, per vedere se riusciamo a capire qualcosa di più, se riusciamo a dare più spessore, forse più profondità, e forse anche a spiegarci perché, come diceva Paolo prima, qui è da un po' di tempo che lo si usa questo concetto, quindi in un certo senso non corriamo il rischio di usarlo così perché è diventato di moda. Perché qui? Cioè, perché forse qui, in questo contesto, in questi contesti, l'Alto Vicentino, parlare di beni comuni può avere un significato diverso rispetto ad altre parti del Veneto, rispetto ad altre parti d'Italia? È un'ipotesi che possiamo mettere lì questa sera e non dico sottoporla a verifica storica perché è una conversazione quella che cerchiamo di avviare, però la mia sensazione, appunto da studioso che incrocia questo fenomeno guardando al governo locale, è che questa passione che si è scatenata recentemente per il concetto di bene pubblico sia una passione, molto legata al concetto di crisi economica recente, ad una ultima crisi economica del capitalismo globale, di un capitalismo globale molto trascinato dalla finanza, quella cosa che spesso viene chiamata finanziarizzazione, parola che io non ho capito ancora, pur facendo l'economista di mestiere e quindi evito di usare,
Io conosco un capitalismo trascinato dalla finanza e guidato dall'investimento finanziario. Questo capitalismo smette di produrre valore nella maniera tradizionale, potremmo dire, nel modo in cui ha prodotto per gran parte del Novecento. Nel momento in cui questo capitalismo smette di produrre valore nel modo in cui l'ha tradizionalmente prodotto, almeno nei paesi occidentali, e comincia a produrre delle crisi sempre più frequenti, perché come sappiamo il capitalismo produce crisi di mestiere, di suo, voglio dire, è abituato a produrle, ma quando comincia a produrle sempre più frequenti e di questa natura molto fondata sulla crisi dei sistemi finanziari e dei mercati finanziari, in quel momento lì, in molti paesi occidentali, prima di tutto in Europa, ma poi lo vediamo diffondersi, c'è questa riscoperta del bene comune, della parola, dell'idea di bene comune. Anche ieri io leggevo un post su internet che arrivava, non so se c'è qualcuno qui, di un insieme di comitati all'Alto Vicentino che si chiama Sotto del Pane, in cui veniva esplicitamente fatta questa connessione. Ci preoccupiamo di questi beni comuni ad una data, dal 2008. Dal 2008 la crisi finanziaria globale. Io ho cominciato a rispondere a sto post, però ho pensato, ci parlo domani sera, quindi no, non rispondo lì. Però mi veniva da dire no, non è dal 2008. Non è dal 2008 che noi ci preoccupiamo dei beni comuni. Non è dal momento in cui quel capitalismo a forte base finanziaria ci costruisce quel tipo di crisi che i beni comuni diventano importanti. Diventa importante un certo modo di affrontare i beni comuni, forse diventa rilevante una riscoperta dei beni comuni, ma se noi leghiamo quella riscoperta a quella particolare crisi del capitalismo globale, non è che forse diamo troppa importanza a quella particolare crisi del capitalismo globale e forse troppa importanza al capitalismo? Non è che forse questo modo di intendere i beni comuni, sono dei dubbi che ora non ho già la risposta, non è che se noi seguiamo questa linea di pensiero comincia tutto all'inizio del terzo millennio, tutta questa riflessione comincia all'inizio del terzo millennio, forse ci perdiamo dei pezzi e diamo proprio troppa importanza a quest'ultima svolta, a quest'ultima crisi del capitalismo? La mia convinzione è che forse per rispondere a questa domanda dobbiamo fare una riflessione che, ripeto, è di tipo storico e fa qualche passo indietro. La mia sensazione, ma qui è una sensazione che vorrei condividere con i miei colleghi e poi con voi, è che la tematica di ciò che è comune, la tematica di ciò che tiene assieme il valore economico, al di là dello scambio di mercato, ciò che tiene assieme le persone attorno a valori che non sono necessariamente scambiabili e scambiabili con la moneta, scambiabili sul mercato, e che quindi sono scambiabili dentro a delle comunità che possono essere autoprodotti, autogenerati, che possono essere prodotti attraverso il meccanismo della mutualità, cioè ci si mette assieme per darsi dei servizi, ci si mette assieme per acquisire dei beni ad un prezzo più favorevole. L'idea che ci si mette assieme, che si fa comunità, che si crea qualcosa di comune, che non è necessariamente solo il bene fisico, che non è necessariamente solo l'approvvigionamento o l'uso della natura, comune è anche la condivisione di legami, comune è anche la condivisione, che ne so, del rischio, la distribuzione del rischio attraverso su quelli che lo devono subire. All'inizio, prima ancora di avere i sindacati, noi abbiamo avuto delle organizzazioni di lavoratori che si preoccupavano di quello, cioè che cosa succede al lavoratore nel momento in cui ha un infortunio, nel momento in cui c'è da trovare una soluzione a momenti di crisi individuale. Lì nasce l'esperienza mutualistica che poi diventa esperienza sindacale. Cioè, la mia sensazione è che l'idea di costruire qualcosa di comune sia connaturata a molte delle esperienze, forse a tutte le esperienze di fabbrica, di produzione su una scala più ampia di quella artigianale,
cioè di quelle esperienze di media o grande produzione manifatturiera che caratterizzano, la sto facendo molto semplice, poi magari i miei colleghi mi correggeranno, ma che caratterizzano le nostre zone, in particolare queste zone dell'Alto Vicentino. Lo dico non solo da studioso, lo dico da quarta generazione di lavoratore della Lanerossi, che non è stato la quarta generazione di lavoratore della Lanerossi perché ho fatto un altro mestiere, ma ho quattro generazioni prima di persone che hanno lavorato nella grande fabbrica, quindi ho vissuto dentro ad un contesto comunitario, per cui la grande fabbrica a me ha dato una serie di cose che non è solo lo stipendio di mia bisnonna, mia nonna, mio padre. È stato un contesto, è stata una cooperativa, è stata una mutua sanitaria, sono stati una serie di beni comuni che avevano a che fare con la mortalità, che avevano a che fare con l'organizzazione tra lavoratori, che io ho la certezza, la sensazione che sono stati generati da quel contesto produttivo. Dentro la crisi, fuori dalla crisi, dentro sicuramente al meccanismo di produzione capitalistica della grande fabbrica. Questa è la mia sensazione e io ho la sensazione che nei nostri territori questo sia particolarmente radicato. Vedo questo radicamento se lo lego ad esempio all'esperienza particolarmente viva in questi territori della cooperazione sociale. Se noi andiamo a tracciare la presenza di cooperative sociali di tipo A o di tipo B, le prime esperienze nel territorio veneto in generale, una delle zone nelle quali le vediamo più vivaci sono le zone dell'Alto Vicentino, sono queste, vediamo le esperienze più forti. I primi interventi anche qui comunitari, non guidati dallo Stato, non guidati dal mercato, di interventi su fenomeni tipo la psichiatria, li troviamo ancora una volta qui. E lo troviamo poi anche in altri contesti urbani, ma ancora una volta in contesti in cui in qualche modo si era formato una sorta di substrato comunitario, una sorta di substrato collettivo che produceva ancora una volta quello che io chiamerei un bene comune. La socialità è un bene comune. La cooperazione, intesa come fenomeno, la volontà, la capacità di cooperare, l'idea che si possono produrre beni collettivi come la salute, l'assistenza sociale, la affrontare i problemi della tossicodipendenza o della psichiatria in maniera collettiva è un bene comune, secondo me. La mia sensazione, qui chiudo, è che se riprendiamo dentro alla nozione di bene comune anche questi aspetti più vasti di comune come comunità, come socialità, probabilmente arricchiamo, rendiamo più denso il concetto che stiamo usando di questi temi. Al contrario, la mia sensazione è che rischiamo di limitare il concetto di bene comune ad una accezione che, oserei dire, è molto materialistica. Cioè il bene comune come la roba, la cosa che si può toccare, la terra, l'acqua, gli alberi, l'ambiente, che va benissimo, però è materialista. È materialista con tutte le accezioni positive, storico, marxiste, negative, ma anche quelle belle e quelle brutte del materialismo. È lì, è il nostro rapporto con la roba. Il comune, il sociale, è anche il nostro rapporto con gli altri, è anche il nostro rapporto con la collettività, con ciò che creiamo di comune mettendoci in relazione con altre persone. E vorrei concludere qui con una riflessione che poi è anche generazionale e attiene alla contemporaneità. Se noi non rielaboriamo questo concetto di comune allargandolo al di là del solo rapporto con il bene fisico anche ai rapporti comunitari, nel senso in cui forse, lo citava ancora prima Paolo, lo intendeva Olivetti nell'idea di impresa come comunità, se noi non lo sottoponiamo a manutenzione questo concetto di bene comune, rischiamo dal punto di vista generazionale di scontrarci con un'altra nozione di ciò che è comune, di ciò che è collettivo, che è quella delle generazioni più recenti, che vivono la dimensione comunitaria e collettiva dentro ad un nuovo concetto di sociale. Se voi parlate adesso con un ventenne e gli chiedete che cosa vuol dire sociale, molto probabilmente la sua decodifica di ciò che è sociale ha a che fare con Facebook, cioè con la tecnologia, con quella forma di socialità
che gli viene prodotta dalla rete virtuale. Quello è il social network. Quelli sono la dimensione sociale che almeno i miei studenti hanno molto spesso. È lì che si rivedono e che si ritrovano. Allora, io credo che forse la nozione di che cos'è comune potrebbe anche offrire un addensamento, che qui un'alternativa a questa nozione di socialità che rischia di essere ancora una volta povera e ancora una volta mi sembra materialistica, cioè guidata dalla tecnologia, di qualcosa di freddo, che non appunto arricchita dalla densità e forse anche dalla dimensione, oserei dire, politica dei legami sociali, con tutta la difficoltà che c'è nel vivere appunto la dimensione della comunità e del comune in maniera anche conflittuale. Ciò che è comune non è necessariamente bello perché ne condividiamo gli scopi, ma anche qualcosa che nasce dal conflitto, dallo scontro, dal compromesso su che cosa deve essere considerato bene comune e bene collettivo. Mentre io credo che spesso quando lo oggettiviamo in qualcosa lì è abbastanza facile mettersi d'accordo, è abbastanza facile costruire, diciamo, un piccolo ambito di adesione attorno a questa cosa. Quando invece il concetto di bene comune va negoziato, questo diventa un po' più complesso. Queste erano un po' le considerazioni dalle quali eravamo partiti, che confusamente consegno ai miei colleghi, ma che poi io vorrei riprendere anche nella scuola dei beni comuni, poi quando la faremo a fine maggio, almeno nel poco tempo che avremo per parlare di questa cosa.